Ciao a tutti! Oggi i pasticciotti vi faranno scoprire i colori primari e quelli secondari. Siete pronti? C'era una volta Mago Colore, abile mago e grande pittore. Giallo dipinse il sole che brilla. Rosso fece il fuoco che spavilla. Blu fece il cielo e i mari. Aveva usato i colori primari. Ma ben presto arrivò Fata Rosa e si accorse che mancava qualcosa. A due gettò i colori nel suo calderone. Rosso e giallo divennero arancione, come il succo d'arancia che bevi a colazione. Giallo e blu diventarono verde, come l'invidia di chi perde. Blu e rosso divennero viola, come il fiore che sboccia nell'aiuola. I nuovi arrivati salutarono i compari. Noi siamo i colori secondari. E ora passiamo al nostro esperimento pratico per controllare se quello che ci hanno detto Mago Colore e Fata Rosa è veramente corretto. Per prima cosa ripassiamo i colori primari, ossia i colori base da cui puoi ricavare gli altri colori. Ed ecco quindi il blu, con cui abbiamo disegnato un triangolo. C'è poi il rosso, con cui invece abbiamo dipinto un cerchio. E infine il giallo, con cui abbiamo colorato un rettangolo. Queste figure geometriche, colorate con i colori primari, ricordano molto le opere di Mondrian, di cui ti suggeriamo un bel laboratorio nel video indicato qui in alto. E ora dedichiamoci a creare i colori secondari, mescolando a due i colori primari. Partiamo con il rosso e il giallo. Mescoliamoli bene ed ecco qui l'arancione. Come puoi notare, più giallo aggiungerai, più l'arancione diventerà chiaro. Eccolo qui dunque il nostro arancione, con cui disegniamo un bel fiore. Ora invece mescoliamo giallo e blu. Il risultato è un bel verde che useremo per colorare un cuore. E infine uniamo il rosso e il blu fino ad ottenere un viola che ci convinca davvero. Meglio abbondare con il blu, altrimenti il rischio è di ottenere una tonalità che vira più verso il bordeaux. Usiamo quindi il nostro viola per dipingere una stella. E infine, per chiudere in bellezza, usiamo tutti i colori secondari che abbiamo creato noi stessi per realizzare i disegni della filastrocca. Un fiore viola che spunta nell'aiuola, un'arancia arancione per farci una spremuta a colazione, e infine una rana tutta verde, perché non è molto semplice disegnare l'invidia di chi perde. Ora provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.